Il SINA, l'Associazione Arte e Cultura, per questo incontro dedicato ai cavalli nella storia dell'arte. Perché abbiamo deciso di parlare di questo argomento? Perché è strettamente collegato alla mostra che è attualmente in corso fino al 27 settembre, che è dedicata alla pittura dell'artista contemporanea bolognese Monica Mosiani, la quale è stata allieva di importanti maestri di pittura e scultura come Adriano Baciglieri, come Emilio Contini, è stata studiata all'Accademia di Belle Arti, ma ha avuto maestri importanti anche in scultura come Luigi Enzo Mattei, che è il noto scultore appunto dell'Uomo della Sindone, e oltre allo studioso mecenate Giorgio Celli, che incoraggiò la giovane artista negli anni subito successivi all'Accademia ad incentivare la sua dote pittorica. Tra i soggetti preferiti di Monica Musiani, appunto, sono proprio i cavalli che qui, in questa sua mostra personale, occupano una zona ad essi dedicata. E questo proprio perché, secondo l'estetica, della pittrice, il cavallo rappresenta l'emblema della libertà, dell'istinto e anche però della fedeltà, quindi dell'amore incondizionato. Quindi, trasferendolo in pittura, questo concetto, per lei automaticamente il cavallo diventa un simbolo di libertà istintiva ed espressione di quell'amore incondizionato proprio verso la creatività, quindi riportato sulla creatività artistica e sulla libera espressione dell'intelletto. Quindi Monica Mosiani ne dà quindi una visione, una lettura particolare di simbologie. Però, come sappiamo, i cavalli sono stati raffigurati in arte sin dai tempi più remoti. E quindi oggi vogliamo farne un piccolo excursus, perché naturalmente diventa piccolo proprio perché le tappe sarebbero talmente, diciamo così, elevate, perché le argomentazioni su questo soggetto artistico sono veramente vaste nella storia dell'arte a livello mondiale. E per cui diciamo noi ci limiteremo a dare le notizie storiche più salienti, insomma, e ci soffermeremo soltanto su alcuni argomenti che sono quelli più interessanti, più importanti, ecco, della storia dell'arte. Comunque, appunto, vorrei partire dai tempi più remoti, proprio per capire come e quando vennero raffigurati i cavalli nelle epoche più antiche, quindi stiamo parlando dell'epoca già del Paleolitico. E, ad esempio, le statuette di Vogelaert, adesso è una pronuncia tedesca, quindi io penso che si chiama Vogelaert, non so se pronuncio bene, nel Paleolitico, che fanno parte del Paleolitico superiore, che appunto sono state scoperte in Germania nel 1931. Ecco, ci sono delle sculture in miniatura, in avorio, che raffigurano soprattutto dei mammut e che risalgono a circa 35.000-30.000 anni fa, quindi andiamo molto indietro nel tempo. Sono state appunto attribuite a umani, a uomini, insomma, del Paleolitico e si pensa che fossero, che risalgano a quest'epoca da parte degli studiosi e si possono definire delle vere e proprie opere d'arte figurativa tra quelle più antiche nel mondo. E tra questa raffigurazione compare proprio anche la figura di un cavallo, che adesso vi facciamo vedere nella fotografia, che è la 2. Ecco, questa foto rappresenta proprio una delle figure appunto di questo animale tra le più antiche in assoluto. E quindi se vogliamo rimanere, naturalmente è un cavallo selvatico, per passare al Paleolitico che non poteva essere altrimenti, quindi per parlare sempre dell'Europa, tra i più antichi animali simili ai cavalli, probabilmente sempre i cavalli selvatici, come dicevamo, che sono stati rinvenuti nell'arte, diciamo che sono molto conosciuti quelli dipinti sulle pareti della grotta ritrovata a Lescaut. Qui abbiamo adesso la fotografia, la foto 3, in Francia. E questi sono un po' più recenti, diciamo così, tra virgolette, rispetto agli altri, perché risalgono a circa 15.000-10.000 anni fa, circa. E allora, nelle varie pareti, adesso qui vediamo solo la figura appunto di questo equino, però le pareti hanno una serie, proprio un ciclo pittorico, con anche delle figure umane. E i cavalli che sono stati quelli contati proprio tra le figure rappresentate sono 364 di numero. E pensiamo che tutta la parete, tutte le pareti che sono state ritrovate, addirittura sono state contate circa 6.000 figure.
Quindi un lavoro veramente importante, molto articolato e non semplici figure così singole messe lì a caso, se consideriamo l'epoca. E infatti gli studiosi si sono impegnati per molti anni proprio per cercare di capire quale sequenza, la modalità proprio, che è il significato che avessero voluto dare gli uomini di quell'epoca. E c'è stato proprio uno studioso in particolare, un francese di nome Norbert Ajoulat, che tra il 1988 e il 99, quindi molto recentemente, ha scoperto che queste figure di animali sulla parete rocciosa si susseguono in un ritmo preciso. Quindi da prima vengono raffigurati i cavalli, poi ci sono altri tipi di quadrupedi che sono definiti, chiamati uri, è una specie che si è poi estinta, e in ultimo ci sono dei cervi. Quindi lui ha ipotizzato che in questa successione ci fosse una corrispondenza con la comparsa della livrea stagionale nel pelo di questi animali. Quindi i cavalli in primavera, che montano la livrea, gli uri in estate e i cervi in autunno. Quindi se ne è concluso che gli artisti di queste opere avessero voluto rappresentare proprio il ciclo delle stagioni, quindi corrispondenti proprio ai ritmi biologici, per raffigurare la ciclicità del tempo. Quindi, insomma, per essere primitivi, sicuramente Sì, è è una molto pena. interessante. Sì. Ecco, diciamo che la maggior parte, adesso la facciamo breve, questo spero è abbastanza interessante, dire che anche come l'utilizzo dei colori che hanno realizzato, loro hanno utilizzato il rosso, sotto il rosso, il giallo, ocra, naturalmente, e il nero, che ricavavano da dei composti di ferro, dalle matite, ematite, la pietra, ematite per il nero, ma anche pigmenti contenenti del manganese, quindi realizzano i colori in questo modo. Ecco, questo abbiamo, fino adesso abbiamo parlato un attimo dell'Europa, nella parte iniziale, così, le prime civiltà, chiamiamole così, paleolitiche, però anche per esempio in Mesopotamia, nella parte più orientale, tutti quei territori che adesso sarebbero, non so, l'Iran, ecco, tutta quella zona verso Oriente, nel periodo, diciamo, che va intorno a 3.000 anni fa, ecco, 3.000 anni prima di Cristo, non 3.000 anni, prima di Cristo, e quindi siamo intorno all'età del bronzo, all'età del ferro, anche queste civiltà raffigurarono il cavallo in moltissime loro immagini visive. E questo lo si è dedotto dal fatto che i ritrovamenti, appunto, di manufatti artistici raffiguranti questi animali sono sufficientemente numerosi per poterlo affermare. Ad esempio, anche il popolo egizio, sono stati fatti diversi ritrovamenti, insomma, anche dagli scavi archeologici, e del resto è anche abbastanza logico pensarlo, perché il cavallo era a quell'epoca un mezzo di trasporto, uno dei più importanti che loro potessero utilizzare anche per il discorso della velocità, per potersi muovere. E infatti adesso vi facciamo vedere quest'altra foto, che è la quarta, la numero 4, in cui sono rappresentati, ecco, questo è un carro e ci sono è un po' la popolazione assira, sono dei guerrieri, e su questo carro, questo è appunto un rilievo in pietra, che risale appunto all'epoca della città dell'Assira, che sarebbero i siriani di oggi, insomma, questi territori e dei loro territori limitrofi. E quindi c'è già una raffigurazione proprio piuttosto elegante anche Sì. di queste scene. Però in realtà bisogna andare un pochino più avanti e aspettare la civiltà greca, e quindi un pochino più avanti nel tempo e tornare in Europa, per sviluppare in arte un'estetica particolarmente elegante per quanto riguarda l'anatomia dei cavalli, che furono anche protagonisti di varie saghe, poemi, come vedete nell'Iliade. Nell'Iliade c'è il personaggio del cavallo, no? Del cavallo gigantesco che venne realizzato in legno, utilizzato poi da Ulisse e dai suoi per poter assalire di nascosto i troiani. E qui noi abbiamo trovato questa fotografia, che è la 5, in cui è raffigurata, adesso ve la facciamo vedere, un'anfora, è un'anfora greca, proprio ecco, questa qui è una bellissima anfora che è del periodo attico, e quindi le raffigurazioni sono praticamente di nero su fondo rosso.
è conservata al Louvre quest'opera e qui si vedono questi due guerrieri che sono appunto intorno a questo cavallo, veramente dalle proporzioni perfette, già sinuoso, quindi c'è un'eleganza che veramente è già molto più avanti rispetto appunto a quelle delle epoche che abbiamo visto precedentemente. Quindi per continuare, visto che parliamo di Grecia, a rimanere in Europa e naturalmente arriviamo all'epoca romana, i romani hanno conquistato il mondo e hanno riunito tutti questi popoli a loro sottomessi, a cui naturalmente loro lasciarono la possibilità di conservare le proprie autonome usanze, no? Quindi libertà di culto, eccetera, eccetera, libertà appunto di usanze, purché si continuasse a seguire la Lex Romana. Quindi le rappresentazioni artistiche delle figure equestri, appunto in epoca romana, sono sempre legate alla regalità, quindi alla potenza, diciamo così, all'irruenza dell'arte militare, comunque dell'arte guerresca. E chiaramente adesso per mancanza di tempo non possiamo stare a parlare più di tanto perché l'arte romana è ricchissima diciamo, di materiale da questo punto di vista, però ad esempio adesso citiamo questi che sono tra le opere più importanti, insomma, di questo è un gruppo scultoreo che appunto si chiama proprio, si trova nella Sala della Biga ai Musei Vaticani e diciamo che ecco qui a parte il fatto che sono eseguiti in marmo, ma c'è una dinamicità in questi cavalli che naturalmente che stanno scalpitando in questa corsa sfrenata nella gara, ma che sono stati realizzati con una grande perizia da parte di chi, dello scultore, insomma, che li realizzò perché studiò di appoggiare il peso del marmo, quindi della pietra, su queste colonne, che sono colonne lavorate in maniera molto fine, in maniera raffinata, e sostengono il peso di tutto il corpo e danno quindi anche la possibilità a questi cavalli di avere una dinamicità che è veramente molto, molto forte, molto attiva. E in realtà bisogna dire che comunque di questi cavalli solo uno è ancora l'originale, perché in realtà furono trovati abbastanza rovinati, distrutti, e uno dei cavalli, quello di sinistra, è stato interamente ricostruito, insomma, restaurato da questo celebre artista del Settecento che era Antonio Franzoni. E infatti una parte della cassa fu trovata, fu donata da un papa, è tutta una storia abbastanza lunga, e quindi venne riunito, vennero riuniti i pezzi, però uno dei cavalli è stato ricostruito esattamente sulla falsariga dell'altro, e in epoca quindi successiva, molto successiva. E, ecco, la cosa importante da dire è appunto che in epoca romana appunto l'importanza del cavallo è sempre esclusivamente vista come comunque una rappresentazione, come una simbologia di potenza, perché doveva comunque sempre avvicinarsi al discorso cavallo, guerra, cavaliere in qualche modo, quindi simboleggiare anche la potenza di chi lo cavalcava eventualmente. Quindi facendo un balzo un po' in avanti nel tempo, dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e il passaggio del potere in mano appunto all'Impero Romano d'Oriente, quindi da Costantino in poi, l'arte bizantina prende piede. Questa non sia la seconda figura perché faceva vedere il cavallo la parte rifatta. Ecco, questa invece è già una figura bizantina, che poi adesso vi andrò a descrivere. Perché? Perché i bizantini non hanno una predilezione particolare per il cavallo, nel senso che rispetto all'Impero Romano d'Occidente, che appunto privilegiava, diciamo, la raffigurazione, diciamo, più profana del cavallo anche come simbolo, l'arte bizantina invece lo sostituisce un po' di più perché c'è la simbologia religiosa, che è cristiana, che viene a prendere piede, e quindi diciamo che viene sostituita dall'agnello, che rappresenta un simbolo opposto a quello del cavallo. Il cavallo è la potenza e l'agnello naturalmente è la vittima, e quindi si modifica proprio la tipologia di rappresentazione. Però ci sono alcune piuttosto rare raffigurazioni che si vanno ancora a riscontrare anche nei bizantini, e ad esempio questo rilievo scultoreo che si trova anche questo al Louvre rappresenta un imperatore a cavallo, è il noto Avorio Barberini, che risale circa al VI secolo d.C. È formato appunto da cinque pannelli, di cui al centro si trova appunto la figura di
di questo personaggio, un re che poteva essere o Giustiniano I o Atanasio I, adesso non si, scusate, o Anastasio I, di cui adesso non si sa con precisione, però è praticamente la vittoria, questa è la vittoria di questo imperatore sui persiani. E infatti c'è un personaggio, non so se lo riusciamo, se si vede, se si può un pochino ingrandire, si vede questo personaggio dietro all'imperatore che tocca la lancia e con la, praticamente la, l'altra mano invece viene alzata dal personaggio. Ecco, sta toccando praticamente la lancia, vedete? Ed è un simbolo, praticamente un segno di resa, insomma. E perché è un barbaro? Perché il barbaro veniva rappresentato con appunto il berretto, il tipico berretto orientale che usavano loro, i persiani, e le braghe, praticamente, quindi si differenzia dalla veste invece, dalla toga appunto che porta l'imperatore, che appunto si vede che ha la gamba nuda. E quindi diciamo, adesso poi non vi parlo, non sto a parlare dentro dei cavalli di San Marco, quelli che sono sulla parte esterna della basilica, perché anche lì c'è tutta una storia bizantina, eccetera, eccetera, sono bellissimi, raffigurati in rame anche qui da Potenza, eccetera, che viene comunque, che ritorna inevitabilmente, insomma, attraverso questa figura del cavallo. Quindi andiamo a parlare direttamente del Medioevo. E il Medioevo naturalmente sappiamo che ha una durata lunghissima, perché il Medioevo praticamente si parla di 10 secoli, quindi si sta parlando di un millennio. E quindi si distingue dall'Alto Medioevo ad altre fasi, e per cui diciamo la storia, gli usi e i costumi in un arco di un millennio si vanno a modificare, si cambiano nel tempo, per cui non si può parlare di un'epoca uniforme, come invece spesso adesso si sente fare, quando parliamo di Medioevo, ci rappresentiamo subito il rogo, la strega, l'inquisizione, ma non era solo questo, è stato sì un'epoca buia, ma in realtà è stata anche un'epoca di grande cultura che si è sviluppata nell'arco di un millennio, basta pensare ad Dante Alighieri, se vogliamo parlare dell'Italia, ecco, poi andiamo tutto il resto. E il cavallo proprio in questa epoca particolare viene proprio distinto, a seconda del servizio che prestava alla società. Quindi c'erano i destrieri, i corsieri, i palafreni, c'erano i ronzini, che avevano delle funzioni ben predefinite, insomma. Il destriero, per esempio, era il cavallo da guerra, il corsiero veniva portato più che altro per la corsa, per i tornei. Poi c'era appunto il palafreno, che era più adatto così alla vita quotidiana e ai viaggi, e poi c'era il ronzino, che veniva chiamato anche somiero perché portava la soma, di solito erano i cavalli più tranquilli, anche un po' più vecchiotti magari, insomma, per cui veniva attribuita una diversa funzione per ciascuno. E quindi anche questo dava, era il senso, era, formava uno status quo per colui che utilizzava il cavallo. E quindi anche lì significava avere, era un po' un simbolo, uno status simbolo, possiamo dire, perché a seconda dell'uso che si faceva del cavallo si definiva anche lo stato sociale del personaggio che lo utilizzava. I cavalieri, ad esempio, combattevano in sella, perciò serviva una particolare abilità, e questa abilità non poteva essere data all'improvvisazione, quindi c'erano delle vere e proprie scuole in cui si apprendeva un preciso codice di comportamento dei cavalieri, venivano istruiti da precisi maestri, e poi si cominciava prima da paggi, poi si diventava scudieri, insomma si faceva tutta l'altra fila, si veniva poi istruiti da questi maestri cavalieri che erano esperti, e infine, quando si diventava finalmente, si arrivava ad essere cavalieri, si eseguiva un giuramento. Questo giuramento, che avevano tutto un apparato, c'era tutto un cerimoniale preciso, una volta che si era realizzato questo giuramento si rimaneva legati per tutta la vita. E quindi il cavallo rimaneva sempre l'elemento fondamentale su cui il cavaliere si poggiava, insomma, perché era il suo punto di riferimento. E chiaramente poi nei secoli fra il 700, diciamo, e il 1300, ecco, dopo Cristo, quindi parliamo sempre di Medioevo, ancora, soprattutto per la dinastia carolingia, Carlo Magno, tutti questi imperatori utilizzano il cavallo anche proprio per come simbolo nel combattimento di sacralità regia, cioè il re a questo punto viene ad assumere, attraverso la figura anche nelle pitture, eccetera, nei dipinti
raffigurato sul suo cavallo, assume una connotazione quasi di divinità in un certo senso, insomma. Quindi un elemento in più che si dà all'imperatore attraverso questo simbolo della cavalcatura. Quindi naturalmente anche l'arte non manca di rappresentare appunto tutti questi aspetti della società medievale, dei loro costumi. E adesso io qui non ho tempo, insomma, per mostrare più di tanto, avevamo deciso di farvi vedere questa piccola fotografia perché è un codice ignato, è abbastanza particolare, che è rappresentativo di quest'epoca del 300 in particolare, che si chiama Salterio di Luttrell. E raffigura questo un certo Geoffrey Luttrell, che era signore di Irnam, che era una località insomma in Inghilterra, e raffigurato appunto insieme alla moglie e alla figlia, che sono e quindi c'è questo cavallo, la figura del cavaliere, con il cavallo con il pennacchio, quindi c'è tutta l'apparato. E naturalmente proprio per rappresentare, diciamo così, l'importanza di questi personaggi, di questa intera, di questa famiglia, insomma, nobiliare di quest'epoca, di questo ser, che aveva un'importanza, che se ne parla nel codice ignato, appunto, in particolare. Quindi andando ancora avanti un po' nel tempo e spostandoci invece più ancora in Germania, la Zambia della Germania, ecco, vi voglio far vedere un'altra opera perché è poco conosciuta in Italia, ma è famosissima nel mondo, devo dire, perché è uno dei capolavori, è ritenuto uno dei capolavori del tardo gotico europeo più importanti, che fu realizzato dal pittore Nicola Franke, detto Maestro Franke, ed è il Polittico di Santa Barbara, si chiama così, risale al 1415, si trova al Museo di Helsinki e qui ne vediamo un particolare che raffigura il tradimento e punizione dei pastori. Un quadro abbastanza interessante perché, allora, il dipinto è stato realizzato con la tempera su una tavola e si vede il cavallo in questa ampia inquadratura che praticamente riprende la maggior parte, insomma, della scena. Poi si vedono questi personaggi che sono, appunto, rappresentano il padre di Barbara, che nel frattempo diventa santa perché c'è l'aureola, perché sarà martire, sarà martirizzata, stanno inseguendo, la stanno cercando perché lei è fuggita essendosi cristianizzata e loro invece erano pagani, e lui con il padre insieme ai suoi aiutanti sono in cerca di questa fanciulla e quindi vagano per questo territorio dove appunto incontrano dei pastori. Questi pastori indicano la strada che loro devono seguire per trovarla e quindi punizione divina che colpirà i pastori e quindi le loro pecore si trasformeranno in cavallette. Questa è la storia di Santa Barbara, appunto, e quindi perché fu una martire, quindi la storia racconta questo e lui ne ha fatto una rappresentazione veramente particolare, interessante, insomma. Quindi poi appunto passiamo avanti, vi faccio vedere le cose più curiose, ecco, diciamo, perché le cose più diciamo abitualmente visibili si possono trovare ovunque, insomma. Passando appunto dal Medioevo al Rinascimento, facciamo un po' un salto in avanti, chiaramente i canoni descrittivi del cavallo cominciano a subire altre evoluzioni, perché naturalmente lo studio rinascimentale appunto dell'equitazione, sia nei manuali sia insomma un po' in tutti gli scritti dell'epoca, dimostrano che nel corso della storia non si scrissero mai così numerosi testi come nel periodo rinascimentale in cui abbiamo il cavallo come protagonista e quindi diciamo anche proprio per quello che riguarda l'arte figurativa ovviamente rappresenterà il cavallo in maniera piuttosto assidua e quindi nascono le botteghe dove appunto si cominciano a rappresentare questo tipo di soggetti che cominciano anche diciamo così ad essere raffigurati anche in altra maniera. Qui ad esempio vediamo un arazzo perché dal 400 con Vasco da Gama, tutti i viaggiatori che cominciano a scoprire le Indie, insomma gli altri palato del mondo diciamo così, e quindi cominciano a portare le notizie di ciò che c'è nel mondo esotico, certo. Si parlava del mondo esotico, allora soprattutto nelle Fiandre, quindi curiosamente sempre il nord Europa che porta avanti questo genere di scoperte, nascono appunto queste botteghe dove si lavorano gli arazzi.
rappresentano tutti questi racconti che venivano dai viaggiatori, quindi ciò che loro portavano dalle Indie, quindi praticamente le stoffe, insomma tutte le gioielli, tutto quello che c'era, che per loro era bellissimo, piante esotiche, tutte cose che per loro erano strane, naturalmente, non avendole mai potute vedere. E nelle Fiandre in particolare si cominciò a produrre un tipo di arazzo che è noto proprio, e ve lo leggo, perché a Maneira di Portugal e da India, oppure come Tappezzeria di Calicut, che era una città indiana che però non era Calicutta, dove appunto lo stesso Vasco da Gama era sbarcato, e da lì praticamente cominciano a farsi i giri, le scoperte, per cui questi arazzi poi venivano realizzati in queste botteghe del Belgio. E questa qui in particolare viene da, è una, si chiama il arazzo di Tournai, e la Buonaventura, risale tra il 1500 e il 1520, si trova appunto in Belgio, a Château Mosey di Gaswick, raffigura donne e bambini a cavallo, e viene proprio da uno di questi laboratori celebri di tappezzeria, appunto del Belgio, a Tournai. E invece per quanto riguarda l'Italia, potremmo citare un elenco infinito di artisti che in questo periodo realizzarono capolavori proprio per la tematica del cavallo. Non stiamo naturalmente a citarli, anche perché molti li conoscete, Paolo Uccello può essere uno, il Mantegna, sono tutti questi artisti. Vi cito solo velocemente Leonardo da Vinci, anche se non vi presento un'opera adesso di Leonardo da Vinci, il quale Leonardo ricevette direttamente una commissione a un certo punto da Ludovico il Moro, i Visconti di Milano, per realizzare un modello appunto di cavallo che avrebbe dovuto essere una statua grandiosa, che doveva rappresentare il padre di Ludovico, cioè Luca Francesco Visconti, ma che Leonardo per una serie di motivi non realizzò mai. Però fece tantissimi disegni, bozzetti di studi anatomici di cavalli, proprio per realizzare quest'opera. Poi naturalmente li accantonò a un certo punto, perché ci fu la guerra, ci fu una serie di vicissitudini per cui lui li accantonò tutto. Nel Novecento, quindi andiamo molto avanti nei secoli, arriviamo alla fine del Novecento, quindi in epoca nostra contemporanea, si è presa l'idea una scultrice statunitense che si chiama Nina Akamu, che appunto ha ripreso esattamente questo cavallo che era stato disegnato appositamente da Leonardo, e ha realizzato finalmente la scultura. È la scultura del cavallo al galoppo, il cavallo dello Schneider di San Siro a Milano, che è stato realizzato in bronzo e che è enorme, perché addirittura ha un'altezza di 8 metri, quindi è grandissimo, però è proprio rifatto sul modello di Leonardo. Quindi Leonardo, realizzando vari bozzetti di studi di cavalli, realizzò anche diverse opere, per esempio una famosa è la Battaglia di Anghiari, che però andò perduta. Però siccome fu ridisegnata da un artista che era a suo seguito, riprese il bozzetto della Battaglia di Anghiari, e quindi è riuscito a essere ricostruito questo disegno da Rubens nel 600, che ne ricrea una copia fedelissima. Adesso ve la facciamo vedere, che è la foto numero 13, quindi ci sono altri cavalli di Leonardo che sono stati in qualche modo salvati, perché la Battaglia di Anghiari andò perduta completamente, e quindi Rubens la rifà esattamente. Quindi lui ha lasciato molte tracce che poi adesso si stanno riprendendo, si stanno andando a recuperare. Ecco, visto che abbiamo citato Rubens, e quindi cominciamo ad addentrarci più avanti nel tempo, già nel 600, parliamo un momentino del barocco, anche perché nel barocco comincia ad affermarsi una vera e propria tradizione della ritrattistica proprio del cavallo, quindi non solo in Rubens ma anche in altri artisti. E due importanti furono Velázquez e Van Dyck, che appunto affrontarono questa tematica. Van Dyck, abbiamo un olandese, quindi qui almeno sappiamo che dobbiamo pronunciarlo. Finalmente qualcuno che ce lo sa dire. E Van Dyck. Diga, vuol dire. Dier? Della diga. Di,
diga? Diga. Ah, diga. Oh, diga. Ah, hai capito, ma incredibile, sì. Non riuscirò mai a imparare. E, infatti non c'è uno che lo riesca a pronunciare giusto qua in Italia, perché dicono tutte, ma stavolta finalmente abbiamo una rivelazione. È anche difficile. Giustamente, giustamente. Bravo. E appunto questi artisti diciamo continuarono a realizzare questi soggetti di cavalcatura sempre con un personaggio importante, soprattutto re e imperatori, che cavalcano il loro destriero, sempre perché se ne continua a dare una connotazione ancora di potenza e di importanza a seconda del personaggio che sta cavalcando il cavallo. Quindi era quasi, riservato ai personaggi di più alto lignaggio, quindi re, regnanti e imperatori. In questo caso però Velázquez ne fa adesso vi faccio vedere la foto che è la 14, ne realizza un'opera particolare. E la numero 14 è il Conte, così definito, il Conte Olivares a cavallo. Questa è un'opera di Velázquez ed è particolare proprio perché questo duca o conte, duca e conte insieme, fu primo ministro sotto Filippo IV di Spagna. E questo non è un personaggio, cioè non è un re, non è un principe, però viene raffigurato in questo così in pompa magna. Probabilmente perché infatti lui sta indicando che si sta recando verso, indica questo territorio, questo luogo che si vede in lontananza, perché probabilmente si vuole così esaltare un'impresa che gli era stata attribuita, la battaglia di Fuenterrabía, in cui appunto viene rappresentato trionfante, quindi è un trionfo, lui sta rientrando dopo questa vittoria, probabilmente realizzata a nome del re, per il re. E quindi viene rappresentato con questa cavalcatura così imponente proprio per dare importanza all'impresa, si pensa, si ritiene. Poi diciamo che in questo periodo assumono importanza anche le corse dei cavalli, quindi le raffigurazioni e le rappresentazioni delle corse, perché viene avviata dalla dinastia dei Tudor questa abitudine, e quindi si cominciano anche a rappresentare gare corse equestri. E che parte così dall'Inghilterra, poi prende piede nel resto d'Europa. E comunque il cavallo, bisogna dire che nel periodo barocco viene raffigurato in tre fasi specifiche in particolare. E, una appunto è quella che abbiamo visto adesso, quindi il discorso proprio dell'elemento trionfante che abbiamo visto. Un'altra è l'impeto dell'inquietudine, che andiamo a vedere per esempio nella foto 15, che rappresenta questo quadro famosissimo di Caravaggio, questa è l'avrete sicuramente visto, perché è la caduta di San Paolo che cade da cavallo sulla via di Damasco, è rappresentato da Caravaggio. E qui appunto si vede il cavallo proprio che assume una posa assolutamente delicata, perché solleva la zampa per non calpestare San Paolo, che sta ottenendo la folgorazione divina da cui e poi otterrà la corona della conversione. Da pagano diventerà cristianizzerà. Quindi c'è una luce anche particolare, insomma, per la sua tipica, insomma, che dà elemento proprio di esaltazione all'acqua, il lampo di luce in quel momento che è la folgorazione, proprio raffigurata in una maniera incredibile, proprio solo con la luce lui dà, ti dà proprio il senso dell'opera, quindi l'impeto dell'inquietudine in quel momento. Però diciamo c'è un altro fattore che viene rappresentato ancora nel periodo barocco attraverso la figura del cavallo, che è invece diciamo così, l'uso del fervore proprio tipicamente decorativo, che andiamo a vedere in un altro quadro, che è la foto 16, che è appunto sempre un quadro di Rubens, che è molto conosciuto, ed è un San Giorgio e il Drago. San Giorgio e il Drago, vedete che è proprio c'è un fulgore decorativo di questo cavallo che è impetuoso mentre lui uccide il drago, appunto. E quindi diciamo che ecco, questo quadro lui lo realizzò a Genova, perché effettivamente San Giorgio è patrono di Genova e lo realizzò in età giovanile, quindi aveva già una grande mano a quell'epoca, Rubens.
appunto mentre stanno facendo il corso di, noi li chiamiamo i corsi di formazione, andavo a scuola bottega, e quindi rappresentò, probabilmente non so se fu una commissione da parte della Chiesa, perché questa figura femminile qua dietro è la figura proprio, la Chiesa, è la rappresentazione, la personificazione appunto della Chiesa. Quindi diciamo che durante il Barocco appunto spopolano, fra virgolette, i ritratti appunto a cavallo, tutte quelle che sono rappresentazioni di questo tipo, che però diciamo ancora non vede la rappresentazione, la figurazione del cavallo come unico protagonista nella ritrattistica. Bisognerà aspettare un pochettino i pittori fiamminghi, che sono loro che cominciano a raffigurare il cavallo proprio nella sua vera natura, nella natura più realistica, insomma, e cominciano con i paesaggi naturalmente. Però invece che farvi vedere dei paesaggi fiamminghi che tanto voi conoscete, sicuramente voglio farvi vedere un'altra cosa che è una fotografia, la foto 17, mi sembra, che poi ci torniamo ai fiamminghi, che proprio perché si va a diversificare in quest'epoca. Ecco, questo qui è un quadro bellissimo di un bolognese, Giuseppe Maria Crespi. Quindi sono opere che sono nella Pinacoteca, a Bologna troviamo una serie di opere di questo pittore che nacque nel 1665 e morì nel 1747. Ecco qui, questa è la figura Chirone e Achille, il centauro Chirone appunto della mitologia con Achille. E quindi c'è questo discorso del ritorno al mito, in cui appunto uomo e cavallo abbiamo una figura metà parte animalesca e una metà umana. Quindi è un po' un ritornare indietro nel tempo, all'epoca appunto già della mitologia greca più antica, in cui naturalmente si volle creare una sorta di supereroe in cui c'era la mente umana e la forza e la potenza del cavallo, quindi rappresenta una simbologia di questo tipo. E quindi esce un po' da quelli che sono i canoni più tipici, questo tipo di raffigurazione, che venivano portati avanti appunto nell'iconografia, di quel periodo, insomma, anche dei pittori fiamminghi, eccetera, di quelli che avevamo accennato prima. Ecco, in quest'epoca comunque si riprendono, cominciano a nascere anche il discorso delle battaglie, la raffigurazione delle battaglie, e tutto il Settecento poi porterà avanti questo tipo di discorso che parte con i fiamminghi, quindi la natura, il cavallo visto negli ambiti paesistici, le battaglie, i soldati, eccetera, eccetera, che si portano avanti in tutto questo periodo. E vi faccio vedere.